Sportive e sportivi, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio comunale di Mariano Comense, dove si terrà l'incontro valevole per la 28esima giornata del campionato di eccellenza tra Mariano Calcio e Busto 31. Le formazioni: Busto 81 con il numero 1 Riccardi, 2 Puca, 3 Bisceglia, 4 Becchio, 5 Ferri, 6 Vernocchi, 7 Vago, 8 Cannizzaro, 9 Berberi, 10 Giovio, 11 Milani. A disposizione di mister Stefano Civeriati, con il numero 12 Monzani, 13 Sciullani, 14 Palumbo, 15 Blicu, 16 Calzi, 17 Scognamiglio, 18 Dalmolin, 19 Amato. Mariano Calcio, con il numero 1 Franco, 2 Frigerio, 3 Malvestiti, 4 Trabattoni, 5 Bianchi, 6 Tamai, 7 Zorloni, 8 Jacopetta, 9 Milazzo, 10 Giuliano, 11 Sironi. Oh, è alto Guardiarino però, eh? Che arriva il cazzo. Oh, Guardiarino arriva il cazzo all'arbitro. L'arbitro fischia all'inizio dell'incontro, il Busto 31 attacca da sinistra verso destra. Attacca il Mariano, palla al centro, ma interviene il difensore del Busto 81, Puca. Giuliano entra in aria, si libera e salva, salva la difesa del Busto 81. Vediamo la palla a Malvestiti, mette una palla centrale verso l'attaccante del Mariano, che colpisce di testa in mezzo ai due centrali del Busto e sfiora il gol alla destra di Riccardi. Vernocchi si allarga Becchio, ma Vernocchi guarda centro, mette inserimento di Berberi, buono Berberi contro portiere, tiro e non c'entra la porta Berberi, a pochi metri dentro l'area piccola. Palla centrale del Mariano, numero 9 Milazzo controlla, palla in mezzo deviata, fa la fa sua Riccardi. Jacopetta contro Cannizzaro, palla centrale, grande occasione di Milazzo, di Jacopetta, palla verso Vago che segna, realizza Vago alla sinistra del portiere Franco, 1-0 al 29esimo. Sopra posizione di Becchio, grande idea di Becchio, alza la testa, palla bassa, interviene Milani, corpo lì indietro, la palla si alza, buono. Ancora Giovio, palla Berberi, sbaglia controllo ma fischia al finire del primo tempo l'arbitro Passarotti, si va tutti negli spogliatoi. A Mariano il Busto conduce per 1-0, ha segnato il 29esimo Vago. E inizia il secondo tempo di Mariano Busto, ricordo il risultato 1-0 Vago al 29esimo. Inserimento centrale del numero 8 Jacopetta, che allarga sull'esterno sinistro, converge al centro, palla sul secondo palo che si perde a 3 metri dalla porta, difesa da Riccardi, palla centrale ma è facile preda di Riccardi per Malvestiti, cross, bel cross centrale ma buonissimo, scappa la palla, sfugge la palla Riccardi e non riesce il Mariano a ribadirlo in rete, occasionissima per il Mariano. Rimessa laterale del Mariano, si incarica sempre il Frigerio che ha lancio lungo e palla conquistata dalla portiera del Busto 31. Milani difende il pallone, non prende fallo e Riccardi risolve una mischia in aria prendendo il pallone, ennesimo pericolo. Il numero 10, buona buona, tira il numero 10 Giuliano, interviene Riccardi, calcio d'angolo del Mariano e pareggia il Mariano in sacca di testa il numero 11 Sironi, che da dietro
taglia l'aria del busto 81 colpendo indisturbato. Cassamagnaga lascia sul posto dove e sbaglia il secondo gol, ancora libero Giuliano. E salva la difesa del busto 81. L'arbitro si è pronto a fischiare, vediamo Berberi sulla palla, fischia l'arbitro, parte Berberi, tiro a scendere, parata di Franco, tiro centrale, buona Blicu, mette in mezzo, palla per Palombo, e Franco fa un miracolo, grandissimo tap-in di Berberi, ultimo calcio d'angolo. Finisce la partita a Mariano con il risultato di 1-1, ricordiamo i marcatori, il primo tempo Vago al 27esimo pareggia, nel secondo tempo il Mariano con gol di Sironi al 26esimo. Mariano Calcio, Busto d'Antuno 1-1.